Ed eccoci tornati nel nostro cammino, che vuole aiutarci a comprendere come combattere la buona battaglia della fede. E stiamo riflettendo su alcune tecniche del demonio. Abbiamo visto la tecnica del guastafeste e stiamo vedendo la tecnica del demonio che chiamiamo faccenda, o meglio, che San Tommaso Moro chiama faccenda. Cioè, quando il demonio, nel tempo delle tenebre, riempie e mette nel cuore delle persone l'ansia del fare, li fa talmente affaccendare in tante cose che li divide dalla centralità, dalla luce che è Cristo. Tommaso Moro, in questa lettera dal carcere al nipote, chiama il demonio il negozium o faccenda e dice che il demonio ti attacca quando tu vivi il tempo delle tenebre. Noi sappiamo bene che le tenebre nella giornata sono quelle che precedono il mattino, l'alba, o sono quelle che poi sorgono dopo il tramonto della sera. Così come il tempo ha il tempo delle tenebre, così come l'animo, e anche l'animo umano, chiedo scusa, ha il proprio tempo delle tenebre. E quant'è che noi viviamo nel tempo delle tenebre? Prima dell'incontro con Cristo e quindi prima che Cristo, entrando nella nostra vita, ci illumina, diventa la luce della nostra vita attraverso la sua grazia, oppure quando noi, pur avendolo incontrato, ci allontaniamo da questa luce, cioè ci dividiamo da questa luce. E che cosa succede in queste situazioni, in questi momenti? Ce lo dice proprio Tommaso Moro in questo libro che si chiama Dialogo del conforto nelle tribolazioni. Dice: in queste due tenebre, cioè quelle che abbiamo già detto, il diavolo, che è chiamato faccenda, cammina intorno affaccendato e si porta via con sé quella sciocca gente che lo vuole seguire e la pone al lavoro in molti generi d'affari balordi. Alcuni li spinge a cercare piaceri della carne, nel mangiare, nel bere, e in altri bassi godimenti. Altri li induce a ricevere continuamente i beni di questo mondo. Della gente affaccendata così, che il diavolo chiamato faccenda, camminando nelle tenebre, mette al lavoro in tali faccende. Vedete come ciò che molte volte può sembrare normale è invece una faccenda del demonio in cui noi ci caschiamo. Vedete, anche il piacere della carne, e quindi non solo quello, diciamo, sessuale, ma i piaceri del mangiare, i piaceri del bere, sono messi nel cuore dal demonio, perché così ci divide, ci allontana dal centro, dalla luce che è Cristo. E quindi, quando noi siamo lontani perché siamo affaccendati nelle cose che non sono di Cristo, noi vaghiamo nel buio. E chi vaga nel buio, vaga nelle tenebre. Voglio ricordarvi qui una frase dell'Evangelista Giovanni che dice: colui che cammina nelle tenebre non sa dove va. Ci vediamo domani. Parli Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.